Ciao, oggi presento la ricetta della torta di riso al cacao. Per la preparazione utilizzerò latte, riso, zucchero semolato, tuorli d'uovo, pinoli, cacao amaro in polvere, rum e maraschino che ho già mescolato assieme, cannella, pizzico di sale, scorza di limone grattugiato, vanillina o meglio ancora semi di una bacca di vaniglia. Come prima cosa unisco nella casseruola il latte. Con il riso. Un pizzico di sale. E la vanillina. E lascio cuocere il tutto a fuoco basso. Controllo con un cucchiaio di legno la cottura e che non attacchi sul fondo. E lascio cuocere ancora un po'. Trascorsi 15-20 minuti, a seconda del tipo di riso utilizzato, la cottura può bastare. A questo punto aggiungo lo zucchero. E dopo aver mescolato bene, lascio raffreddare il composto. Una volta freddo, aggiungo tutti gli altri ingredienti, quindi tuorli d'uovo, il liquore. La scorza di limone, un pizzico di cannella e il cacao. E in ultimo i pinoli. E infine verso il composto in una tortiera da 20-22 cm di diametro che ho già imburrato e passato con del pan grattato. Perfetto, la torta è pronta per essere cotta. La cuocerò in forno statico a 180 gradi per 30 minuti circa. Perfetto, la torta è cotta. Prima di sformarla la lascerò raffreddare. Una volta fredda, apro la tortiera. E copro la torta con dello zucchero a velo. E la torta è pronta. Grazie e alla prossima ricetta, ciao!